Pronto? Ehi, buongiorno, chi è? Michele? No, no, avete sbagliato. Com'è? Io ho anche scritto Michele, venite il camion, non siete voi che venite il camion? No, Michele no, Claudio. E se vedi che Achille, insomma, in coppa all'articolo, forse avete sbagliato a scrivere un nome, perché io sta scritto Michele. No, 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 Claudio. Per amore di, per me non cagni, perché a me il camion non mi serve, però siete voi che vendete il camion. Sì, vendo il camion, però quale? M50? Sì, lo M50 qua 1300 euro, siete voi? Sì, allora sono io, però lo so scritto Michele, sta scritto Claudio. Quando è per il Dio, guardate, io tengo l'articolo aperto qua, sta scritto Claudio, sta scritto Michele. Michele Claudio, e non sanno permettere, no, guardate, io avevo fatto i principi, io una volta mi appiccicai con uno, perché chi mi chiamava sempre, uè, Gennà, certo, io mi chiamo Gennà, io mi chiamo Enzo. Vicino a me, bello e buono. No, allora, signor Claudio, guardate, io sono una persona di principi, ci tengo assai. Non esiste, perché poca in coppa da sta scritto Michele si vuole chiamare là? Dopo vado a cambiare o faccio così. Yeah, fatemi questa cortesia, cioè. Quindi mo come faccio a chiamare? Michele o Claudio? Claudio. Però Claudio. Io mo non mi trovo, perché se giustamente qua sta scritto Michele, vabbè. Chiamatemi Michele. Lo posso chiamare Michele, non mi dite niente. Yeah. Poi quando no, dopo no, cambiate, se ci mettiamo d'accordo, tanto poi faccio a chiamare una volta, perché ne capo uno chiama e viene. Volevo sapere un po' di più le condizioni, allora, signor Michele. Allora, il è perfetto, non c'è niente da stare vicino, non c'è da fare niente, c'è 197.000 km, è perfetto qua, è da sola camminata. Voi perché cosa lo avete usato, se mi posso permettere? No, io sono commerciante, io ho le auto Okay. Lei che lo usa assai. Ma di che anno è? Di che anno è? Del 95. Ho capito, quindi si può assicurare pure storico? Sì, storico, sì. Bello, non ci capite, signor Michele. Perfetto, quindi voi mi date qualche garanzia sul prodotto? E non mi senti chiuso, signor Michele, belle buone. Oh, mi sentite? Mi sento lontano, come se ve ne fosse. Io vi do la garanzia che la macchina qua mi è perfetta, non c'è niente. Già. La mettere in moto e da camminare. Va bene, ma me la date, per amore di Dio, io già sapete che cos'è, già vedi che cosa strana. Voi sta scritto Michele e vi chiamate Claudio. Come riuscite vi do? No, non mi ma io non è che ma voglio fissare anche a questa cosa, però mi ha capito pure a me, chi si tiene a spendere 1300 euro belle buone. Allora facciamo una cosa. Questo quarantenne che ha stato parlando con una persona perfettissima. Ok, questo è il piacere mio. Allora facciamo una cosa, voi me la potete dare la garanzia MDM, fosse garanzia, ma da morire mamma. Io vengo al loco, quando sto dando i soldi, voi mi guardate in dall'occhio e ci vado, ma da morire mamma, o camion non sta a posto, ma potete dire? Che ci tenga assai a parola. Meno male, signor Michele Claudio. Allora facciamo una bella cosa, perché io mo tengo la pubblicità, facciamo una bella cosa, me lo dovete fare, perché io l'affare voglio concludere, perché facciamo presto in presto. Io mo attacco, voi andate sul sito Luate Sto Michele e mettete Claudio, così io già lo so, così quando giustamente facciamo, dopodiché io vi chiamo, pigliamo appuntamento, vi porto i soldi uno in collanate, perché così è, ovviamente passaggi a parte, per amore di Dio, senza che mi dicite voi. Dopodiché, mentre mi state stringendo la mano e vi state pigliando i soldi, voi andate vicino, ma da morire mamma su camion non ti rimane a pezzo. Io ci tengo assai la parola. Va bene per voi? Allora come lo chiamo Michele? Poi torno a chiamare Oppa e mi facete sapere se è tutto a posto. Ma da morire mamma siete una brava persona. Vedete, va, rompo pure questa garanzia. Va bene? Arrivederci, è stato un piacere. A dopo, arrivederci.